Un saluto a tutti gli amici di Cultura Pop e agli amanti delle action figure e di Dragon Ball. Ragazzi, questa è la seconda delle Event Exclusive Color Edition della linea Figuarts Zero di Dragon Ball, che l'azienda Tamashii Nations, in collaborazione con Cosmic Group, ha deciso di distribuire per la fiera Lucca Changes. Non sappiamo ancora come, quando e a che prezzo verrà distribuita, però intanto possiamo farvi vedere questa bellissima anteprima. Vedete già dall'inquadratura, la scatola è talmente grande che non riesco a farla stare all'interno del riquadro di ripresa, quindi farò scorrere tutta la scatola per mostrarvela per intero. Innanzitutto, a differenza della scorsa statua, quella di Vegito, qui riusciamo a intravedere molto meglio il contenuto con questo piccolo oblò nel blister che ci mostra la faccia arrabbiatissima di Broly. Vediamo un attimo quindi la confezione con i vari loghi Bandai, Tamashii Nations, Dragon Ball Z. Sì, perché questo era tratto da uno degli OAV di Dragon Ball Z, il Super Saiyan della leggenda, il bollino olografico Tamashii Nations che certifica il prodotto come originale e il logo Extra Battle, che è la linea della Figuarts Zero per questo tipo di statue, che possono essere messe insieme per fare un piccolo diorama. Vediamo quindi la scatola come è fatta. Innanzitutto è realizzata in cartoncino un po' più rigido e un po' più spesso degli altri. Infatti Vegito mi si è un po' deformata durante la spedizione, questa invece è rimasta perfettamente intatta. Il solito discorso della grafica con colori alternati al nero, in special modo lo vediamo su questa parte laterale, qui c'è la canonica finestra trasparente, ma qua vediamo già la statua com'è all'interno. Quindi questo Broly potentissimo intento a scagliare un colpo energetico formato da una sfera interna più una sfera un po' più grande e tutti i vari raggi energetici che fuoriescono. Qui c'è il titolo: Super Saiyan Broly The Burning Battle Event Exclusive Color Edition per la linea Figuarts Zero. Continuiamo a girare la scatola, una foto ancora più grande sul retro, è fighissimo, infatti non vedo l'ora di aprire. Guardate che bestia! E qua ancora di nuovo il titoli, e poi sull'altro fianco una versione cartoon della stessa statua. Quindi solito discorso della grafica, contrasto verde con il nero, molto molto bella. Dovremmo avere qualcosa di simile anche in alto, bel primo piano di Broly, e anche sulla parte sottostante: Super Saiyan Broly The Burning Battle Event Exclusive Color Edition. Ta-da-da-da. Non vedo l'ora di aprirlo. Quindi taglierino e apriamo, ragazzi. Molto bene, già qui si vede il tipo di cartoncino che è un po' più spesso. Lo vedete? Apriamo il tutto. Spero di non sbattere sulla telecamera. Ok, gli ho dato un bel liscio. Molto bene. Ed ecco qua. Perché devono fare i blister così grandi che non ci stanno? Blisterone che a sua volta ha uno scotch qui sul lato, un altro. Ok, a posto così. Possiamo aprire anche qui. Si apre a libro. La statua ovviamente è avvolta. Dico ovviamente perché ormai questo tipo di Figuarts Zero sono tutte avvolte nel cellophane, oltre al blister che la protegge. Ed eccola qui in tutta la sua potenza esplosiva. Tiriamo fuori la statua, è tutta intera, non ci sono volti alternativi, quindi elimino il blister e facciamo poi le considerazioni. Questa è veramente figa, Oh. Poggio lì. Bene amici, siamo tornati con la video recensione di Broly Figuarts Zero Event Exclusive Color Edition. Perché? Perché già era uscita una versione di questa statua con una colorazione un po' più canonica. Ovviamente qui la versione Event Exclusive esagera ancora di più con le parti verdi. Infatti la colorazione dei capelli è ancora più verde, ancora più accesa come il colpo energetico. Analizziamo un attimo la statua nella sua totalità. Il peso è veramente esagerato, faccio fatica a sorreggerla, anche se non sembra, perché è rappresentata in una posa di salto, ma comunque sia è molto ben bilanciata. Chiaramente io adesso sto forzando per tenerla in questo modo, ma vi faccio vedere che l'effetto dello slancio è veramente pauroso. Anche qui la base ha lo stesso tipo di pittura che è stata data a quella di Vegito. E infatti vediamo una leggera sfumatura verde che replica sostanzialmente quella che è la luce del suo effetto energetico. Vi mostro anche questa particolarità della mano dentro il colpo energetico più grande che poi si propaga, no? Mano a mano e all'interno poi tutti i raggi che fuoriescono. A livello di lampi o altri effetti energetici abbiamo solo questo lampo laterale qui che è collegato all'effetto e questo qui che è collegato alla spalla. Non esistono volti alternativi, vediamo però che questo volto qua è veramente
veramente pazzesco, qualcosa di incredibile. Il Broly è quello dell'OAV ed è quello proprio tutto fuori controllo. Broly è conosciuto come il Super Saiyan della leggenda. Non è un personaggio canonico, ma secondo gli OAV è il vero e autentico Super Saiyan. Diversamente da Goku e Vegeta e tutti gli altri Super Saiyan, la colorazione dei capelli è verde, in questo modo molto più accentuato, e a differenza sempre degli altri Super Saiyan, lui perde totalmente il controllo, al pari dei Saiyan quando si trasformano in Ozaru. La piastra, questa che Broly porta al collo, è quella che teoricamente doveva essere servire a controllarlo. Tutta la statua è realizzata in plastica con un uso veramente pauroso di dettagli e sfumature, dalla muscolatura ai vestiti, che in questo caso sono anche strappati, le placche che qui hanno dato una leggera spruzzata per simulare l'effetto del metallo, e in generale tutto il prodotto è veramente una cosa pazzesca. Se volete vedere l'altra versione di Broly Figuart Zero Super Saiyan, vi mettiamo una foto proprio qui di fianco, così li vedete vicini, ma questo secondo me è molto più bello dell'uscita precedente. Broly Super Saiyan Figuart Zero sarà presto disponibile in occasione di Luca Changes. Non appena avremo novità sulla sua distribuzione, sul prezzo, ve lo faremo sapere aggiornando il link in descrizione. Un saluto da Broly e da Matteo per Cultura Pop. Ciao! You're driving me crazy.